Castel del Monte, già sito UNESCO dal 1996, incarna una delle bellezze architettoniche della regione, un luogo rappresentativo tra cultura e natura della Puglia imperiale. E parte proprio dal maniero federiciano, la strategia territoriale che si estende e coinvolge tutte le città per una strategia comune di sviluppo. Le prospettive turistiche sono state così analizzate e prese in esame nel corso di un convegno organizzato alla BIT a Milano. Il patto territoriale Nord Barese Ovantino, con al centro le peculiarità e le eccellenze pugliesi, ha infatti preso parte alla manifestazione della Borsa Internazionale del Turismo. Il castello è il punto d'inizio, il punto di partenza, ma anche il punto di arrivo di tutta una serie di una strategia comunque territoriale che parte, ripeto, dal castello, però alla fine coinvolge tutta la città, tutti gli enti territoriali che comunque collaborano con il comune di Andria per una strategia di sviluppo territoriale. Diciamo che il castello è sempre stato valorizzato, ma si è sempre così dato per scontato, ma in quest'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale, del patrimonio architettonico, svolge un ruolo fondamentale. Perché, dato che è frequentato da circa 200.000 spettatori l'anno e quindi è uno dei monumenti più accorsati, più visitati a livello mondiale, questo ci fa pensare anche non solo all'apporto culturale nei confronti e anche all'influenza che il castello ha sempre esercitato nei confronti della città con quella sua aria di mistero, no? Perché Super Mundi ci fa sempre pensare a cosa c'è fuori della città. E Andria può diventare il centro di tutta una strategia territoriale che, ecco, crea una rete non solo rispetto agli enti territoriali vicini, ma anche all'interno della città stessa. Ed è stata l'assessore alla cultura e al turismo, Francesca Magliano, a svelare anche i progetti futuri che vedranno la città di Andria assoluta protagonista di un percorso di promozione culturale e turistico. Siamo prossimi ad organizzare la Fiera d'Aprile e quindi si vuole ritornare a una fiera rinascimentale, quindi alla fiera così come nacque con Francesco De Bal, Primo De Balzo, e quindi col ritrovamento delle ossa. Siamo intorno al 1438 e poi successivamente Andria sarà un Andria in fiore, quindi si sta pensando di curare la città in ogni particolare, abbellendola con dei fiori e anche per esempio organizzando dei salotti letterari in fiore. E poi ci avvieremo un'estate con delle rassegne cinematografiche, senza, diciamo, lasciare da parte il Festival Castel dei Mondi. Saremo alla 23esima, abbiamo un po' di difficoltà in questo momento da un punto di vista economico, ma sono sicura che saremo anche in grado di trovare la strategia giusta per reperire risorse, grazie magari anche all'intervento regionale, e quindi di organizzare un festival ancora più competitivo, in grado di attirare tanta gente e rendere la città più competitiva e più appetibile da un punto di vista culturale e turistico.